Cosa consiglia oggi Penny? Penny consiglia le fave dei morti. In un mixer tritate le mandorle con lo zucchero. Poi versate la farina di mandorle ottenuta in un contenitore e aggiungete poi la farina 00 e il burro sciolto. Unite la buccia di limone grattugiata e l'uovo. Impastate e per ultimo aggiungete la grappa. Mescolate bene fino ad ottenere un panetto solido ma leggermente appiccicoso. Dividete il panetto in più parti e da ogni parte ricavate dei piccoli filoncini. Tagliateli poi con un coltello in tanti piccoli pezzetti di circa 2 cm. Lavorateli poi con il palmo della mano arrotondando leggermente le estremità. Mettete poi in forno a 180 gradi per circa 15 minuti, fino a leggera doratura. Quando il risultato è quindi un biscottino friabile fuori e morbido dentro, da un meraviglioso profumo di mandorla.